Buonasera. Allora, prima di tutto bisogna spiegare perché questo ciclo di incontri suscitati dagli emblemi che sono comparsi pochi anni fa, vedete questi emblemi, durante i restauri del palazzo. Ed è stata una grande sorpresa scoprire queste pitture di soggetto simboliche nascoste forse per secoli sotto uno spesso strato di intonaco, immagini bizzarre apparentemente, ma che in realtà ci restituivano un segmento importante di quel dialogo circolare tra filosofi e intellettuali dei quali parlava la volta scorsa Anna Rita Angelini. Studi sul Palazzo Leoni, sulla famiglia Leoni promossi dall'Istituto Beni Culturali in occasione del trasferimento qui della biblioteca e dell'apertura al pubblico in Palazzo Leoni, confluiti poi nel volume, nella monografia sul Palazzo, Libri a Palazzo, Cura Mia e di Giuseppina Tone, hanno dimostrato come anche Palazzo Leoni fosse di fatto una domus sapiente e si trovasse grazie all'interno sia di un quartiere della cultura, dove insisteva su Strada San Donato la lunga tradizione di studi rappresentata prima dalla Domus Mentivolorum e poi dalla Domus Cardinale di Cardinalis di Giovanni Poggi, e un quartiere della cultura che aveva quindi rimpetto lo studio teologico frequentato dai Leoni, lo studio teologico dei Carmelitani di San Martino, cui i Leoni erano molto legati, e dove nel 400 aveva tuonato contro la corruzione Battista Spagnoli detto il Mantovano, ammiratissimo da Erasmo da Rotterdam, che lo chiamava il Virgilio cristiano, e qualcosa del rigorismo del padre era rimasto sicuramente tra le mura del convento, e Leoni, mistici oltre che filosofi, lo avevano respirato. Dunque il quartiere della cultura ma anche degli enigmi, perché lo scoprimento di questo straordinario e raro ciclo emblematico ci ha permesso di appurare un dialogo tra Vincenzo Leoni in particolare e Achille Bocchi, dunque quartiere degli enigmi, come ha definito felicemente Andrea Emiliani, oltre che quartiere della cultura. I Leoni erano degli intellettuali di razza, professori dello studio, professori dell'università, nobiltà di toga e presidenti, uno dopo l'altro in successione, di una delle più importanti istituzioni accademiche bolognesi, l'Accademia degli Ardenti, dal 1555, anno della sua fondazione, quando un Leoni, Vincenzo, risulta presidente, fino al 1691 con un Leoni ancora in pole position. Se fu Vincenzo Leoni l'intellettuale al quale si deve la committenza dei fregi stupendi che decorano questa sala con il secondo libro dell'Eneide e la sala accanto con il quarto libro, fu invece probabilmente suo figlio Girolamo, anch'esso accademico ardente, il committente di questo intrigante ciclo di pitture emblematiche, ripeto intrigante quanto raro. Girolamo Leoni, davvero accademico ardente, aveva molto a cuore la sorte della la formazione della coscienza, soprattutto della coscienza dei giovani, e per questo ospitò in questo stesso palazzo nel primo vent'anni del secolo, verso 1619 mi pare, e Guido Cagnacci, il famoso pittore romagnolo del quale voi avete visto sicuramente la meravigliosa mostra a Forlì. E mi piace pensare che il Cagnacci, avendo respirato quest'aria densa, satura di cultura anche alchemica in qualche modo, di Palazzo Leoni, si predisponesse poi percettivamente nei confronti di quelle pitture di soggetto spesso ermetico che gli venivano richieste dalla committenza, come nel caso di questa splendida allegoria dell'eternità, dove figura una delle immagini delle iconografie tipiche della letteratura emblematica, l'Uroboros, segno della circolarità del tempo. Dunque abbiamo detto possibili, anzi sicuri, rapporti con l'Accademia Ermatema, della quale vi ha parlato Anna Rita Angelini, che si riuniva in Palazzo Bocchi, qui vicino, quella che oggi è via Goito. Sicuramente rapporti c'erano. Ermatena, Hermes più Atena, gli dei dell'intelletto, Atena, Minerva, dea del sapere e delle arti, Hermes, dio della parola, come il dio egizio Thoth.
Effettivamente il rapporto c'era, sappiamo che le simboliche questioni suscitate dalle riunioni filosofiche dell'Accademia Ermatena figuravano nella ricchissima biblioteca di Palazzo Leoni e che abbiamo motivo di ritenere fosse organizzata proprio in questa stessa sala dove è sistemata oggi la biblioteca Guglielmi. Questo perché? Perché, come vi ribadirà Ivan Orsini, questo tipo di decorazioni, come ebbe a scrivere Lanciato, inventore del genere, erano particolarmente indicate per le biblioteche e i luoghi di studio. Ma di quale Hermes si occupava, di quale Mercurio si occupava prevalentemente la filosofia bocchiana? Era in prevalenza l'immagine dell'Hermes apocratico, Mercurio apocratico, non l'Hermes apollino e svolazzante che trovate ad esempio riprodotto negli affreschi della sala precedente, ma l'Hermes che indica il silenzio, la necessità del silenzio, della contemplazione per realizzare una sorta di autocostruzione interiore. Infatti in questa incisione che correga le simboliche questioni di Bocchi trovate l'iscrizione Mane in sé monas, ovvero la monade, ricordate la monade di Leibniz, eccetera, rimane racchiusa in sé, cioè l'uomo attraverso un atto introspettivo, flexus in se ipsum, supera la diade in qualche modo e si supera la coincidenza al suo oppositorio di Nicola Cusano, ma anche di Jung, se vogliamo, e realizza la pienezza in se stesso, raggiungendo quel motto tipico della teologia platonica di Marsilio Ficino che, guarda caso, Discordia Concurs, troviamo indicato su quella porta, su quell'emblema di quella porta, che era la porta principale. Naturalmente l'Hermes arbocratico è un Hermes misterico, in qualche modo ermetico, e lo troviamo spesso nei dipinti di soggetto ermetico dove figura la filosofia ermetica. In questo dipinto addirittura l'Hermes facendo di silenzio di fronte alla, come dire, all'esaltazione della potenza creativa dell'intelletto. Zeus, seduto al cavalletto, pensa alle farfalle. Perché le farfalle? Perché nel linguaggio dell'emblema le farfalle sono il simbolo della qualità volatile del pensiero. E nel pensare le farfalle e tradurle in segno, le crea e le fa diventare realtà. Questo dipinto è un po' il simbolo, un'allegoria, diciamo così, dell'emblema. L'emblema era, come vi spiegheremo tra breve sia io che Ivan Orsini, un'immagine efficace fatta di un contenuto formale che aveva un profondo significato filosofico. Si può dire che immagine mentale più segno dessero un messaggio. L'emblema è un messaggio, un pensiero che si fa segno. Naturalmente alla base di tutto questo c'era una capacità, la consapevolezza che l'essere umano ha la capacità di autotrasformarsi, di agire su se stesso dall'interno, e questo sembra contrastare in qualche maniera con un'idea di una salvezza che viene dall'esterno, un'azione salvifica della grazia. È un mistero come Achille Bocchi non sia finito sul rogo, dato che su di lui gravava anche l'accusa di nicodemismo, ovvero sia di dissimulazione, di apertura a concetti ermetici che contrastavano con in qualche modo un discorso più ortodosso, in altre parole di eterodossia. E in realtà la filosofia ermetica, come sapete, derivava da Ermete Trismegisto, che era poi stato filtrato attraverso la, così come dire, la filosofia neoplatonica del neoplatonismo cristiano. A un certo punto l'Egitto sembra il luogo depositario di una sapienza antica, ma si trattava di un Egitto di ritorno, di un Egitto aggiustato. Nel 1463 Leonardo da Pistoia, un monaco, va a Costantinopoli e trova il Corpus Hermeticum, cioè il testo letterario di questo grande personaggio vissuto probabilmente solo nella leggenda dell'Egitto, era uno di questi magoi dell'Oriente, e lo porta a
Firenze, il testo manoscritto arriva sulla scrivania di Cosimo de' Medici, che lo scorre, era tradotto in un pessimo greco, lo porta subito da Marsilio Ficino, gli dice smetti subito di fare quello che stai facendo e traduci il Corpus Hermeticum. Corpus Hermeticum che verrà a far parte come patrimonio filosofico della speculazione filosofica dell'Accademia di Careggi, intrecciandosi così saldamente al neoplatonismo e al pitagorismo, ma è un ambiente del tutto cristianizzato. Questa immagine che vi facciamo vedere in questo momento è la prima figura sulla quale voi appoggiate i piedi come entrate nel Duomo di Siena. È rappresentato ermetico intorno tutte le sibille, è rappresentato dalla decorazione musiva del Duomo di Siena, quindi di un tempio della cristianità. D'altra parte erano i momenti in cui erano gli anni nei quali Papa Borgia, Alessandro VI, chiedeva al Pinturicchio di decorare i suoi appartamenti vaticani non con storie della Bibbia ma col mito di Iside, quindi era una storia così molto mentale, molto filtrata. Ma furono i gesuiti nel 600 a cristianizzare il messaggio ermetico che fu poi alla base dell'emblema, soprattutto Athanasius Kircher nell'Ars Magna Lucis ed Umbre e poi anche Piccinelli nel mondo simbolico, prende il Corpus Hermeticum e lo adatta a riferimenti simbolici cristiani. Mi viene in mente un bellissimo articolo di Monsignor Ravasi, apparso sull'Avvenire nel 2000, intitolato Ermete, ma quanto sei cristiano? Quindi un ermete che non ci deve fare paura. È una sapienza che viene messa al servizio, in qualche modo, della speculazione filosofica. La filosofia ermetica richiedeva però in qualche modo dei concetti efficaci, immediatamente percepibili. Ed ecco allora che un altro monaco toscano nel 1419, Buondelmonti, trova in un'isola dell'Egeo i geroglifici dell'oro Apollo, un testo greco, di derivazione greca, che presenta una serie di motivi che sono chiamati geroglifici, ma come dico, non è geroglifico di Belzoni o di Champollion, è un geroglifico di invenzione. E di questi geroglifici viene subito apprezzata e considerata la corrispondenza, diciamo così, tra segno e concetto. Ci si rende conto che queste strane pitture, questi strani disegni, questi segni contengono concetti che vengono in una corrispondenza ekfrastica adattati al segno. E nel 1499 è un'opera che è, come dire, il veicolo di questo Egitto di ritorno ed è un testo che abbiamo citato anche perché è venuto alla conferenza sui giardini di Vilverde, di Pneutomachia Polifini di Francesco Colonna, edita a Venezia nel 1499. Quest'idea della necessità di appoggiare il concetto al segno per guidare un percorso filosofico complesso trova nelle tavole d'ambito manteniesco, numerosissime, quasi 200, di quest'opera una straordinaria esemplificazione. A partire da questo elefante che sorregge l'obelisco e per il quale voi tutti avrete riconosciuto il famoso elefantino del Bernini di Santa Maria sopra Minerva e che si diciamo, qualifica con l'iscrizione Cerebrum est in capite, che è una forma quasi di emblema, di forma di disegno fortemente, a contenuto fortemente concettuale, cioè il cervello è nella testa, dovrebbe essere così, non è sicuro, ma insomma, e significa questo, che per sostenere la sapienza egizia che viene veramente Trismegisto ed è così articolata, serve l'elefante che è simbolo nell'emblematica di capacità cerebrale, no? Tutti noi diciamo da giovane avevo una memoria da elefante, l'elefante è equiparato al cervello, quindi un linguaggio parallelo. E nel 1517 i geroglifici dell'oro Apollo vengono tradotti a Bologna dal Fasanini, che li passa poi a Giovanni Battista Pio, che è il maestro di Bocchi. E dunque queste figure misteriose, queste figure molto concettuali, siamo nel regno dell'intelletto più folle, entrano come a rinnovare il contatto, il rapporto, il dialogo tra gli intellettuali come una nuova rivoluzione a
alfabetaria. In questo momento si avverte l'esigenza di appoggiare, di sostenere, di favorire l'apprendimento della filosofia attraverso immagini efficaci che potessero contenere, trasmettere immediatamente il concetto con delle immagini semplici. Era la pubblicità del tempo, non consigli per gli acquisti, ma consigli per l'anima. Nel 1556 Pierio Valeriano, docente al Collegio Romano, quindi ancora abito gesuitico, pubblica una nuova edizione, diciamo così, una nuova versione dei geroglifici, che finiscono in mano sia al signor Leoni che a Ulisse Aldrovandi. Ulisse Aldrovandi conosceva bene la letteratura delle immagini, l'emblematica, che nasce nel 1531 con l'emblemato Liber dell'Alciati. E l'Alciati, lombardo, consiglia addirittura di utilizzare queste immagini togliendole al ristretto ambito della carta stampata e dipingendole, adattandole alla pittura monumentale, all'affresco, nelle case dei sapienti e soprattutto nelle biblioteche, così da creare come grandi cattedrali del sapere, così da creare un teatro mundi, una sorta di enciclopedia dipinta che potesse ricordare continuamente al committente i valori filosofici, morali, nei quali lui credeva. Ma fu Paolo Giovio, in realtà un po' più tardi, con il ragionamento sopra le imprese, a stabilire che cosa fosse questo genere dell'emblematica che discendeva dalla moderna interpretazione del geroglifico. L'emblematica era un genere che riproduceva appunto immagini simboliche, filosofiche, capaci di parlare immediatamente alla coscienza delle persone e quindi di ricreare quasi una nuova realtà. L'immagine simbolica, ricordate quello che ha detto l'altra volta, ha letto Anna Rita Angelini a proposito del simbolo, no? Facendo vedere questa tavola, quella tavola delle simboliche questioni, pittura gravium ostenduntur pondera rerum, cioè con la pittura simbolica è possibile alludere le cose più riposte. Per Paolo Giovio il carattere del simbolo, dell'emblema, doveva essere una distinzione, doveva consistere in una distinzione tra, in una corrispondenza tra il corpo dell'emblema, la parte figurativa, e l'iscrizione, il commento, il motto, che era sempre in greco e in latino. Doveva prediligere il mondo della natura, gli animali, le piante, piuttosto che gli esseri umani, in realtà non sarà così. Doveva essere chiaro affinché non ci fosse mestiero della sibilla per intendere, cioè doveva parlare immediatamente come concetto, essere immediatamente trasmissibile. Proprio questo attingere al mondo della natura, dicevo, soprattutto da parte di Pierio Valeriano, quel repertorio emblematico straordinario che sono i geroglifici e che voi trovate in edizione integrale qui a Bologna, nella biblioteca del convento di San Giuseppe, a Porta Saragozza, proprio questo riferimento, questo attingere al mondo della natura, dicevo, affascinò l'Aldrovandi, che decise di realizzare nella propria perduta villa a Sant'Antonio di Savena un ciclo decorativo simile a questo di Palazzo Leoni. Però alla fine dell'Ottocento si dovette costruire la ferrovia. Si entrò in questa villa e così si andò avanti con le ruspe. Perduta la decorazione emblematica della villa di Ulisse Aldrovandi, resta solo Palazzo Leoni, territorio bolognese, a testimoniare la fortuna emblematica di questo mondo dei simboli di Pierio Valeriano. Quindi una cosa molto, molto importante. Ora veniamo al, insomma, che penso sia stato chiaro, cioè l'emblema deriva dalla sintesi tra immagine e concetto che veniva dal geroglifico e che doveva appoggiare una filosofia complessa come la filosofia ermetica, che nella Bologna universitaria era estremamente diffusa. È stata un'emozione quando nell'inventario della biblioteca di Casa Leoni ci siamo accorti che Leoni effettivamente possedevano il trattato dei geroglifici di Pierio Valeriano.
dal quale avevano desunto le immagini, quantomeno le immagini superstiti, per questo straordinario e rarissimo ciclo, perché quanti emblemi possono essere ancora sepolti sotto l'intonaco, non lo so, ma certamente molti. Ora, quando si arriva in un complesso decorativo emblematico di questo genere, dove l'insegnamento filosofico accompagna incessantemente la meditazione dei padroni di casa, bisogna fare alcune distinzioni. Si tratta certamente, purtroppo, una parte del ciclo è andato perduto, ma da quello che è sopravvissuto, è giunto fino a noi, possiamo capire che si tratta di un ciclo di intonazione neoplatonica, discordia compos sulla porta d'ingresso, e che può essere inteso come un percorso a tappe filosofiche dove ogni riquadro insegna qualche cosa fino ad arrivare alla fine del percorso, dove alla fine si dice l'ascesa neoplatonica dell'anima verso il cielo, che non è poco, quindi come se tutte queste immagini simboliche contribuissero a evolvere l'anima. Quando si arriva in un ciclo di questo genere, però, non basta leggere tutte le iscrizioni una dopo l'altra, iscrizioni che io amo chiamare il codice Leoni e che il signor Leoni purtroppo non ci spiegherà mai, non abbiamo il documento, avendo perso il corpo dell'emblema difficilmente potremo recuperare esattamente quale fosse il percorso pensato da Girolamo Leoni. Ma dicevo, quando si trova in una situazione di questo genere bisogna subito capire qual è il punto di partenza, non si comincia dalla prima e si arriva all'ultima, perché spesso questi riquadri sono collegati tra di loro da un gioco di specchi, da una sorta di costellazione di corrispondenze. Qui la centralità delle mensole dell'architettura dipinta di fianco al riquadro con la nave Dulcit et Aedate, di fronte a Spes una salutis frontali, ci fa capire che quello è il punto di partenza ed è un punto di partenza assolutamente integrato al cristianesimo gesuitico, perché Spes una salutis è il motto di San Carlo Borromeo. Ma tutti questi simboli di derivazione pseudo-egizia sono profondamente cristianizzati, a partire dall'unico che è uno dei pochi che riusciamo a ricostruire e che è il primo, appunto questo che vedevamo poco fa, impera sapientia vires. Dunque abbiamo una scena che ovviamente chi non conoscesse, non sapesse nulla di emblematica potrebbe non capire. Una civetta sapiens et prudentissimum hominis consilium del repertorio del Cantari sta sulla testa di un leone. La prima domanda che viene è: ma che abitudini avevano a Palazzo Leoni? In realtà no, in realtà sta ad indicare che la sapienza governa sulle forze, ovvero la sapienza rappresentata dalla civetta, emblema di Minerva, emblema del sapere, domina sul leone, sulle forze rappresentate dal leone, che non è il leone egizio, ma il leone positivo in quanto simbolo solare, ma è il leone negativo del quale parla Pietro nella prima lettera, il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Qual è la tattica del leone? Individua la preda e la separa dal branco, poi l'aggredisce. Separare in greco diaballei, da cui diavolo. Quindi è un leone cristianizzato, un leone che ricalca anche un po' il commento di Agostino nel Vangelo di Giovanni: il leone è la superbia, è l'ira, e dunque la civetta è il sapere che domina l'istinto dell'apprendista avanzato. Questo percorso, poi, dal quale nel libro Libri a Palazzo abbiamo cercato un po' di individuare le fonti, si conclude, qui termino, con quest'ultimo riquadro dove si vede qualcosa che veramente ci sorprende, apparentemente senza spiegazione, ma ci siamo messi lì con il professor Cavoli e il professor Vincenzo Cioni e ne siamo venuti a capo. Ludit in ore lepus, ovvero, e anche qui sembra una cosa strana, la lepre salta fra le falci, che sembra una espressione priva di significato. E infatti nell'ultimo riquadro, questo straordinario, incredibile emblema, vediamo un leone con una lepre in bocca.
deriva questa frase, questo verso, da un epigramma di Marziale, dove Marziale descrive i giochi circensi al Colosseo pretendendo che delle proti saltassero in bocca al leone e rimanessero illesi. Continua così l'epigramma di Marziale: così come il leproto salta in bocca al leone e rimane illeso, così il giovane Ganimede viene ghermito dagli artigli dell'aquila e non si ferisce. Cosa vuol dire tutto questo? Marziale attinge alle metamorfosi di Ovidio, che ci raccontano di come Giove, che aveva delle abitudini sessuali che facevano impazzire la povera Giunone, impaghitosi, perché era molto libero di costumi, del giovane Ganimede, si trasformasse in aquila e lo portasse in cielo, ma senza ferirlo, senza fargli del male. Ganimede, nella emblematica dell'Anciati, è l'immagine dell'anima dell'iniziato, la parola iniziato non mi piace, diciamo dell'umanista, che grazie al sapere, alla sapienza e al comportamento etico riesce ad essere rapito, ad entrare in contatto con la divinità, con questo linguaggio delle immagini, e a salire verso il suo destino originario, verso il cielo. Quindi vedete come erano concettosi e intellettuali quando non c'era internet e non c'era la televisione. Concludo leggendo due righe stupende dove Eugenio Garin descrive questi straordinari trasformatori filosofici che erano gli ambienti decorati con gli emblemi, e scrive: non c'è dubbio che in questa sorta di teatro della memoria, perché era un teatro, un insieme dove si depositava letteratura, filosofia, studio delle lingue, teologia, e si ravvisi un'espressione figurativa della civiltà colta che trasformò le accademie e le biblioteche in templi, e i dotti in sacerdoti con riti, iniziazioni e simboli. Grazie.